Ragazzi, continuiamo il nostro viaggio in Assassin's Creed 2, siamo al 75% di sincronizzazione totale e oggi apporteremo un'altra quantità di percentuale alla progressione totale andando a fare i contratti di assassinio di Venezia. Sono 8 esattamente come quelli di Firenze, però essendo una città più grande ovviamente saranno più lunghi da fare. Comunque partiamo col primo, che è il sangue non è acqua. Raggiungi il barcaiolo. È lontanissimo, ragazzi. Che fai? Cittadini! Batte! Naufragio! La San Pellegrino ha dato notizia che il mercante Zanini. Perché è area vietata sta chiesa? Che senso c'ha? Poivo, ma che sta facendo? Ah, ok, piazza San Marco, adesso ha senso. Infatti non capivo. Mica va pedinato? Vi prego, non mi dite che va pedinato perché ci potrei morire. Udite, udite! Ricordiamo ai cittadini che i lavori di ristrutturazione dei ponti della città sono ancora in corso. Siate pazienti e non importunate gli operai con continue lamentele sulla durata delle Medardo di San Polo è stato riconosciuto colpevole di tradimento ai danni della Serenissima e sarà giustiziato pubblicamente in via Santa Maria. Avanti, le vostre gondole meritano tempo. Di qua. Le vostre sale meritano tappezzeria fine. Ma è un amico. Comunque, ecco il barcaiolo, ragazzi, se azzurro significa che comunque va aiutato. Non va pettinato senza essere visto o cose del genere. Mi raccomando, vediamo di non farlo fischiare in acqua, sennò poi ci da ricominciare tutto da capo. Seguiamolo tranquillamente, anzi, per alleggerire il carico, prendo una gondola anch'io, così siamo a posto. Prima tu. Queste missioni con tutta quest'acqua mi veramente fanno cagare addosso. Non cascare. Bravo Ezio, trapassa il ponte, sì. La fisica. Queste guardie che girano sono abbastanza inquietanti, ragazzi. Cittadini, naufragio! La San Pellegrino ha dato notizia che il mercante Zanin è colato. Dai, non dovrebbe mancare tanto, su, su, dai, che palle. Secondo me va tipo ad una nave. Può darsi. Ecco, sapevo. Fammi scendere, va. Non è che viene ammazzato adesso? Eccolo.
senza farsi individuare magari. Boom! E fine. Il sangue non è acqua, completata. Beh, è stata piuttosto noiosa. Cioè, bella ma noiosa. E allora, andiamo al prossimo che prevedo sia abbastanza lontano da qua. Minchia. Minchia. Un po' più lontano la prossima volta. Senti, non rompere le palle. Boom. Zitto. Io bastardo. Scendi o ti ammazzo. Giù, subito. Non c'è nulla per te qui, bifolco. Non dovresti stare quassù. Giù, ora. Laggiù, cosa? Torna subito qui! T'ho detto che il problema di questi contratti di assassini, ragazzi, è raggiungere le location, come dice qualcuno. Perché del resto, cioè, più o meno ci vorrà il tempo che ci abbia messo a Firenze, là in circa, perché... Però, raga, è così, è più difficile perché è più districato, più lungo. San Giovanni. E ricordiamo il fatto che tutte le piccionaie sono in alto, se no non sarebbero piccionaie. Ma sarebbero topaie. Ci vanno i topi, invece. I topi e le tope, invece dei piccioni. Ascoltate, cittadini tutti. Durante la carenza di fondi dovuta alla recente campagna militare in difesa dei... Tolleranza zero è frase che dico molto spesso io. Allora, non so perché si è fatto giorno nel frattempo. Però, dai. C'è da andare a cercare quest'uomo. Da quel che ricordo, questo contratto del assassino. Non devi farti individuare, ma non dalle guardie, bensì da tipo il personaggio stesso, forse. E diventa più rognosa la cosa. Quindi io assoldo dei mercenari nel caso. Sanguisughe appena pescate! A chi serve un salasso? Beh, sono fuori dall'area. Sti cazzi. Di non mangiare il pescato dei canali. L'avviso deve obbligatoriamente essere divulgato anche se... Di qua non c'è. Madonna, quanto sei grande. Stanco di cazzo. Dove sei? Oh. Oddio, che culo. Sono troppo giovane per morire. Che culo. Fermati. Vai. Boom. Ok, tolleranza zero fatta. Non c'è da farsi individuare. E così è stato. La corsa verso il pozzo è stata veramente la manna dal cielo. Allora, il prossimo è qua. Madonna, quanto è lontano. Mm.
Madonna, ma che palle sto gioco a volte. Ricercato per nulla. Non ha fatto niente. Non si è appeso. Ma scaraventato giù, togliendomi mezza vita. Cioè, no, ditemi voi, ragazzi. Vabbè, ripeto, sono tipo 22 ore di gioco. Se sbrocco adesso ha senso. L'altro ho sbroccato dopo 4 ore, quindi... Valà l'ho sbroccato subito. Eccolo! Senti, senti! Devo dire... sostenibile la cosa. Sono con te, fratello! Tanto non mi chiappi. E ci risiamo! Oh, non ne agguanta uno. Assurdo! Ma che gli prende? Devi girare dall'altra parte. Niente, non ce la fa. Addosso! Addosso! Addosso a cosa? A tua madre, addosso a tua madre. Prendetelo! Giù, bastardo! Dov'è finito? Sono qui! Prendiamo quel bastardo! Diavolo! Veniti anonimo, non c'è problema. Mi ci fa uscire di qua? Qualcuno che muoia? Bravo. Così. Non devi cascare anche tu però, eh? Bravo, dai. Terzo. Dai, sono più le cazzate che altro. Una lama tra la folla. Trovo a uccidere 3 amministratori in 3 minuti. Come cazzo faccio, raga? Come cazzo faccio? Dov'è la zona? Anche la zona è questa. Quindi volendo non è neanche lontano, però. Sappiamo com'è sto gioco. Allora... Dai, Ezio, un po' più di sprint, però. Udite, udite! Le recenti piene al Lido! Trovato, trovato, trovato! Ora per voi la bellezza non resta inesperienza. Trovato! Ma va quasi visto. Sono stato scaltro. E poi come cazzo fa a sapere che sono io? Sarò individuato, aspetta. Aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Dove gira? Di qua, ovviamente. Devi dileguare. Sono a metà tempo. Guardate che meraviglia quel cappello! C'è un uomo morto, vaffanculo. Qui non c'è niente per te. Preferisci? Io faccio così. Ho 1:10 per uccidere il terzo. E sapete che potrebbe essere un tempo non sufficiente? Tra l'altro, mo c'ho anche la pistola, quindi dovrebbe essere più semplice, ma mai dire mai. Trovato. Non il dottore. Vai in acqua, vai in acqua, vai in acqua.
ce la fa agganciarlo, eh? Perché mi aggancia il dottore. Ok, dovremmo farcelo tranquillamente. 3 su 3. Vamos. Non te ne andrai così. Una lama tra la folla che non era per niente facile, l'abbiamo fatta. Intanto metto il segnalino. Un palese qui. Armi, armature, lucchetti. Via, diamo, largo! Non scordare. Perché ci sono quelli rapidi che si arrampicano, no? Che non ti molano, che tengono il passo. Quello è il problema. Tra l'altro, ragazzi, siamo tranquilli che fino a Black Flag gli NPC non nuotano. Il che è buono, ma purtroppo se degli alleati cascano in acqua fallisci. Però forse è più importante il fatto dei nemici che appena cascano in acqua muoiono. Quindi fino a Black Flag stiamo tranquilli. Poi dopo la situazione cambia, però. Fino ad allora tutto tranqui. Andiamo dal quarto su 8. Cittadini, che i lavori di ristrutturazione dei ponti della città sono ancora in corso. Siate pazienti. Vediamo cosa esce. Un ladro onorevole. Onorevole, onorevole, incontriamo sto ladro, va. A tutti i membri della nobile società veneziana. Tra una Nessuno vuole raggiungere nessuna località. Voglio solo attraversare il mare, posso? Cioè, boh. Dopo questo siamo ufficialmente a metà, il che non è male. Ok, abbastanza easy, dai. Buono. No, lateralmente, lateralmente. Ok. Quello si romperà il gol. Ok, non farti ammazzare, non cascare in acqua. No, si arrampica, non va assolutamente toccato. Bisogna stargli a debita distanza e mai, poi mai, urtarlo o abbandonarlo. Perché sto qua mica t'aspetta sto stronzo, eh. Io voglio però il pugnalino. Bene, muori allora. Sto stronzo. Allora. Non ho capito se ha colto lui o me. Probabilmente me. Eccolo. Vai giù. Ancora queste frecce di merda. Eccolo. Prendiamolo. Bonoli. Vai giù. Muori. Di morte naturale. Insomma, non tanto naturale. Ma, oh Ezio, però... Che agilità. A volte è veramente lento nel fare le cose. No! Che culo, pensavo cascasse in acqua. Di non mangiare il pescato dei canali. L'avviso deve obbligatoriamente. Non dovresti stare qua su. Ehi, non dovresti stare qui. Vattene. Prendiamolo! Scendi giù! Subito! Non puoi stare qui! Vattene! E basta di bersagliarlo, poveraccio. Eccolo! Lì! Lì! Ora sì che ci sentiremo bastare. E fallo fuori, cazzo. Oh, infilza così. I miei ordini.
ordini sono di uccidere gli intrusi, chiaro? Uccidi il bersaglio. Oh, oh, oh. Ma come l'ha fatto? Ma come l'ha messa dentro? Ma come l'ha messa dentro, Dio cane, Maria, Dio boy. Supremo. E allora andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Vi vorrei informare che abbiamo raggiunto la metà esatta del numero di contratti. Adesso andiamo al quinto. Bravo così sull'albero. Ripeto il problema. Ma no. No, non ci voglio andare. Ma che palle. Ma io capitavo di lì, di passaggio. Vabbè, l'importante è che tu mi faccia respawnare accanto alla piccionaia, a me va bene. Dal momento che Messer Carpaccio non è disponibile, si chiede... Messer Carpaccio, che cazzo è? Comunque, quinto, andiamo sempre qua a farli. Ricordate, se vi servono per... Nulla da ridere. E ragazzi... Ne rimangono tre dopo questo, uccidi tre arlecchini. Non dovresti stare qui. Che diavolo, laggiù! Dovete prenderlo! E lo atterra, fa sempre così, eh. Lo devi agguantare, bravo, così. Bravo una sega in realtà, perché... Cioè... Che cazzo atterri a fare? Atterri devi atterrare i ladri, i corrieri de Borgia, non le guardie. Che cazzo atterri a fare le guardie? Non c'ha senso, no? Demenza artificiale a volte la chiamo. Buongiorno. Nobili articoli, armature degne di un imperatore. San Pellegrino ha dato notizie. Sì, sì, cioè un po' più lontani mettili sti arlecchini qui, eh. Non lo so. E vai, rotoliamo come una piadina. Tanto di Romagna qua ce n'è poca. Ok, corre e noi si fa così. Uno. Cazzo bastoni. Che cazzo bastoni. Fermo lì. Lo prenderò. Sei fatto male, bastardo. Ops. Via così. Via col vento. Ma io canto per voi. Ma che cazzo me ne frega se canti per noi? Io canto per voi, ma muori, cazzo, muori. Venite a vedere le mie maschere. Quella faccia starebbe molto meglio in pista, lo vedo. Sono con te, compare. Dai, dai, non andrà lontano. Siete che un po' prezzo il gesto, ma non basterà di ciò. A me non mi interessa di voi, a me interessa di lui. Che la Vergine vi protegga. Due. Bene, ora si combatte, forza. Volete la guerra? Ce l'avrete. Prendetelo alle spalle! Tanto non c'è Bruti per adesso. Ora! Ricordate i miei insegnamenti, ragazzi! Ora! Così! Chi si fa avanti? Lo sfiancheremo!
Un altro fuori. Esattamente. Ah, vi dileguate, avete paura di Ezio, vero? Forza. Ultimo. Duro a morire, vero? Ah, ci prova anche. Ma tanto viene inculato a saltelli. Ok, direi che il nostro livello di sospetto ha raggiunto livelli abbastanza critici e quindi va a posto rimedio. Sì, vabbè, continua a perdere vita così, però Ezio, 10 ancora, ce n'ho, vabbè. Ok, allora, un po' l'abbiamo tolta. Ma adesso l'importante è finire sto compito qui. E chiappalo! Ma niente, questo valga ad averlo, incredibile. Devo pure interrompere i miei affari per rimettere a posto un piccolo... Voglio restarne fuori! Il Dio lo manda a punire. È a posto. Si fa così e nulla da ridere. Se ne va. Che Dio. Ma che ha intenzione di fare? E che palle, ma non è possibile che mi vedano ogni volta che stacco il manifesto, però. Che gusto c'è a staccarla ad allora? Cioè, non ha senso. Cioè, allora non ha veramente senso. E ridaie. Ma adesso lo ristacco e state a vedere. Per me è un bug, se no non si spiega. Posso? Bravo. Oh, cioè, mi pare veramente assurdo. Oh, grazie, me l'avete messo vicino, non ci voglio credere. Grazie, 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 grazie. Ne mancano tre. Sì, scusate il ciuffetto, ma c'ho il taglio di capelli nuovo, quindi mi casca davanti. Oh, che palle. Andiamo col terz'ultimo. Che sarà? Sarà. Vediamo. Come guastare una festa. Ah, erano dei cugini di Francesco De Pazzi. Fantastico, sarà più bello fargli fare una bruttissima fine. Comunque che peccato, volevo raggiungere il milione di fiorini in questa campagna, ma mi sa che non ce la faccio perché per tutto quello che mi rimane, più le missioni e le rendite, ragazzi, potrò arrivare forse a 700.000, ma a un milione non ci arrivo. Poi voglio fare una cosa, però voglio calcolare, voglio fare una classifica di quanti soldi ho fatto nei vari Assassin's Creed, una volta toccato il 100%. Che ovviamente, ragazzi, continuassi a giocare, cioè tipo... Una volta finito il gioco, prendessi Ezio, lo lascio lì a marcire e non lo muovo, faccio soldi ovviamente, con la rendita ci arrivo a un milione, però non ci sarebbe gusto, no? Quindi voglio vedere come... dove guadagno di più. Secondo me, quando portai Rogue e Black Flag, Assassin's Creed 3, tutti quelli che portai per PS4 senza commento tra 2018 e 2020, mi ricordo che quello dove feci più soldi credo fosse Rogue. Non voglio sparare una cazzata, però credo che fosse quello. Poi dovrò andare a ricontrollare, ma penso fosse Rogue. E comunque avremo modo di vederlo. Prezzale individuato e ovviamente va seguito. Attenzione a
attenzione! Le ammende per i cittadini di Venezia che si sono resi colpevoli di usura sono state modificate! Si tratta di emendamenti alle leggi della colleganza liberamente consultate. Boh, venite con me così magari c'ho una protezione, sapete, che cazzo ne so. Magari, ecco, vediamo di non camminare per 44 anni. Questo, ecco, mi piacerebbe molto. Per l'eroe dobbiamo pregare che i suoi malvagi possa trionfare, che la sua causa possa fiorire e che le... Ma perché non ti levi di culo? È spawnato un arlecchino dal nulla, raga. Sì, ma io vi ho soldato per... Va bene. Fammo finta di nulla. Ora basta che non mandate ancora l'arlecchino, perché cioè mi dispiace per voi veramente. È vero che siete state pagate, però cioè che cazzo. Cioè piuttosto andate, diventate necrofile, perché con l'arlecchino veramente deplorevole. Mi raccomando, forse quel posto di vista ci aiutarci a risolvere un problema. Ho perso la fazione che mi seguiva, ma è una fazione che mi seguiva, la recupero così. Armature, non siamo aiutati. Non scordate, tre generazioni offre ai veneziani prodotti di stile e qualità eccelsa. Io passo da di qua. Il San Polo. Emo. Io il diavolo di dosso. Bellezza. Tre amiche che devo fa? Chiede agli interessati di avanzare delle proposte. Ehi, bella. Quanto vuoi? Aiuto. Cittadini, avanti! Addosso! Da San Pellegrino a Dato Bonoli. Ecco la Zappicco con tutta la sua nave e l'equipaggio al largo delle coste di Tessalonica. La Repubblica esprime cordoglio alle famiglie delle vittime. Trovato il bersaglio, allora? Tutti i viaggiatori in arrivo dalla costa. Aspettate, avete solo un momento. Aspettate, ho una domanda. Fatto. Laggiù, via. Eh? Non so come ho fatto, sinceramente, però ho fatto. L'importante è quello. L'importante è fare, portare a termine, e io l'ho fatto. Grazie per avermelo messo vicino un'altra volta. E si va verso il penultimo. Comunque ieri ho visto un video, ragazzi, su YouTube. Non mi ricordo chi fosse lo youtuber, ma era uno youtuber romano che faceva classifiche. E diceva che per completare Valhalla ci ha messo 216 ore. Io che già sono tipo a 24-25 ore di questo e sto avendo paura. Vuol dire che devo giocare 10 Assassin's Creed 2 per fare Assassin's Creed Valhalla, cioè... Io mi caco addosso. Bravo Eziolino. Auditore non capuano. Per pochi spiriti eletti, ma questa battuta la so che l'avete capita. Incidenti come quello di San Polo non devono più accadere. I trasgressori saranno severamente puniti. Andiamo verso il penultimo. Rimane il cacciatore, diventa preda. Un falso storico. Vediamo qual è dei due. Un falso storico. È stato colpevole di tradimento ai danni della Serenissima e sarà giustiziato pubblicamente in piazza San Marco a due giorni da oggi, alle prime luci dell'alba.
Questo gioco è così perfetto che anche le musiche del carnevale sono belle. Non battono quelle del carnevale di Viareggio, però va bene così. Nessuna musica batte le musiche del carnevale di Viareggio, sia chiaro. E qua a sinistra non è area vietata, vero? Sono state modificate. Si tratta di emendamenti alle leggi. Uccidi il bersaglio. Liberamente consultabili presso i pubblici uffici. Se io faccio così. Attenzione! In seguito ai recenti eventi. Mi servirebbero delle cortigiane, sapete? Se no. Cazzo duro. Contro il muro. Eccolo! Prendiamolo! Merda, no. Ecco, ha ucciso la persona sbagliata. Bravo! Cazzo, sono un fottio. Pensi che tollereremo questo? Tanto fammi uccidere lui, che tanto è lui il bersaglio. State calmi. Posso io proteggervi se adesso. Alle spalle. A me non mi interessa di nessun altro se non di lui. Forza, 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 falso storico, forza. Attenti, ragazzi, state calmi. Ammazza, non lui. Oh, yes, via. Il mio lavoro qui è finito. Ma non hai fatto niente, no, veramente ho fatto tutto. Bene. 6 su 7, pardon, 7 su 8 fatti. Manca l'ultimo che... Dove si trova? Oh, grazie, grazie gioco, grazie. Saltimbanchi, qui? Salti in bocca. So che ti piacciono. I salti in bocca alla romana. Poi che ne so se ti piacciono anche alla senegalese, non lo so. Salti in bocca, certo. E andiamo con il cacciatore diventa preda. Troviamo sto bersaglio indicato e facciamolo fuori. Che ci fai qui? Eccolo! Fermatelo! Stai lì! Ah, ah. Così. Minchia che culo. Ecco. Hai mandato a puttane tutto, bravo Ezio. Bravissimo, bravissimo. Che volessero avventurarvisi, non devono temere rappresaglie. Per decreto del Consiglio dei Dieci, tutti i cittadini che intendono ampliare le proprie cantine devono... Area vietata, l'ho sbucciata l'area vietata. Ok, questo credo che sia palesemente il distretto povero, quello di Bartolomeo, perché cioè è... malandato, non mi far niente, grazie. Sì, io credo che il distretto dell'arsenale sia il distretto povero di questo gioco. E comunque è bello perché sono facilmente distinguibili zone ricche da zone povere. Cioè, mi piace che comunque nel 2009, quando uscì sto gioco, si fosse già così mentalmente avanti. Cioè, non mentalmente, insomma, a livello di creazione, di idea, di proprio creazione del gioco. Non è scontata la cosa, eh? Perché se guardate, per esempio, un GTA San Andreas, questo non lo fa. Guarda che io l'ho individuato, sì. Disponibile. Si chiede agli interessati di avanzare delle proposte. Bene, vai in corso, a posto. Dove credi di andare? Ascoltate.
morto, posto. Lasciatemi in pace! Allora, il cadavere è qui, quindi si fa così. Che la beata vergine vi protegga, amico. Oh, depredalo, forza. No, depreda. Naufragio! A San Pellegrino ha dato notizia che il mercante Zanino è colato a picco con tutta la... Oh, 20 anni dopo. Borseggio è riuscito. Togliamo il livello di sospetto e concludiamo questi contratti qui. No, concludiamo un cazzo perché ho dato il cacciatore di taglie. Ah, vedi, ecco perché l'hanno messa ultima, perché questa è piuttosto. Oggi si incontreranno il Doge e i 10 per stabilire una linea di intervento. Sei laggiù! Non andrai da nessuna parte! Così. A pugni in acqua. L'avviso deve obbligatoriamente essere divulgato anche a tutti i visitatori della Serenissima. Quanto minchia manca? Non mi dire che dall'altra parte... Oh, cazzo. Di notevole fama. Colpo di tosse. Un po' più lontano no, eh. Per fortuna è una città ancora, diciamo, contenuta con le dimensioni, perché poi quando, ripeto, andremo a Parigi o cose varie, lì sarà veramente tosta. E vi ricordo che a Parigi non c'è il cavallo. C'è la carrozza, per esempio, a Syndicate. Che comunque, io oserei dire che Syndicate è la mappa un pochino più piccola rispetto a Unity. Ha fatto le sue cazzate la Ubisoft, quello ne siamo tutti coscienti. Comunque, prima scelta, esaminate le brave gente. Che diavolo sta facendo? Il Doge e i 10 per stabilire una linea di intervento. Ho i medici tradizionali. Sali dentro per forza. Ma chi lo vuole il medico adesso? Cittadini, naufragio da San Pellegrino. Come ci riesce? Col pipo. Ma è sui tetti per forza, allora. Cacciatore di taglie. Vieni qui che non ti faccio niente. E io sto cacciatore di taglie, ragazzi, non lo trovo. Per stabilire una linea di intervento, si raccomanda ai mercanti. Avanti. Di ridurre i commerci con la settimana e la vita è più sana. Eccolo! Trovato. Ma è finto! Ora! Lo sapevo che... Ma ragazzi, vedeva che fosse finto. Boom! E vamos! Ma sono spariti tutti! Bellissimo! Ma bellissimo, ragazzi! E allora, i contratti di assassinio sono 8 su 8, mappa pulita. Ragazzi, finiscono qui, rimangono le consegne da fare e poi i glifi. Credo che prima andremo a fare i glifi.